una sera siamo a Gambarie, dove si vive da favola. Infatti io mi chiamo Santo Mandalari, sono un nuovo autore, ho ideato la nuova favola di Pinocchio che va dal 72 ai giorni nostri. Perché 72? Perché hanno trovato i bronzi. Io mi trovo qui in questa magnifica piazza, Piazza Mangeruga, perché la favola, le nuovissime avventure di Pinocchio, Lenocchia, Obanocchia e Cinocchio visita tre volte questa splendida località turistica, a cui faccio un appello a tutti i turisti, a tutti gli emigranti, a tutte le persone che sono appassionate della montagna: venite a visitare Gambarie perché vi offre mille ma mille soluzioni. In questo momento noi ci troviamo nella Piazza Mangeruga, dove viviamo da favola. A Reggio, in provincia, fa caldo, qua si sta benissimo. Vi spiego i personaggi. Allora, la mia favola parte da Fiumara di Muro perché è dedicata al grande minorretano. Ho ideato la sorellina che si chiama Lenocchia, il cugino americano Obanocchio e il cugino cinese Cinocchio. Qual è il significato? Lenocchia vuol dire incremento alle nascite in un'Italia che sta invecchiando. Obanocchio rappresenta il calabrese emigrato in America che dalla povertà passa alla ricchezza. Infatti, nella mia favola, Geppetto ha un fratello di nome Mimì, emigrato negli anni 50 in America, che con la costruzione di Obanocchio, ecco questa marionetta nera, dalla povertà passa alla ricchezza. Aveva una falegnameria, a un certo punto prende fuoco e disperato: me ne torno giù in Calabria, ma sapete benissimo che i calabresi non mollano mai. Va a ripulire la falegnameria, a un certo punto gli viene l'idea, vede un pezzo di legno nero e gli viene l'idea di costruire una marionetta di colore, la costruisce, gli compra un vestitino e diventa miliardario. Ecco che il calabrese sbanca. L'altro fratello di Geppetto si chiama Gegè, emigrato anche lui in Cina, ha le fortune di Cin Chun Chan, ha una falegnameria, a un certo punto decide di costruire una marionetta di nome Cinocchio. Sapete che cosa rappresenta Cinocchio? Cinocchio rappresenta la Cina che avanza, è dedicata a tutti i ragazzi. Vi raccomando, studiate, perché i cinesi ci hanno rubato tutti i nostri mestieri. E le favole continuano con il salvadanaio parlante. Da Gambarie parte un'altra favola, è la continuazione di Pinocchio, si chiama Ciccio Piglia ed è un salvadanaio nato all'insegna del risparmio. Ma voi direte, come si risparmia se soldi non ce n'è? Ebbene, io ho ideato questo salvadanaio di nome Ciccio Piglia. La favola parte sempre da questa meravigliosa località turistica di Gambarie, arriva a Roma, questo salvadanaio va a bussare presso il ministro dell'economia, tira i pugni sul tavolo. Sapete perché? Perché i bambini italiani sono tristi, non possono risparmiare, i loro papà non lavorano e quindi come risparmiano? Il ministro dell'economia si commuove e da lì garantisce la ripresa del lavoro. Quindi speriamo che questa favola diventa realtà. Quindi Ciccio Piglia rappresenta questo.